dove non sta assolutamente piovendo, dove ci sono 25 gradi e ci ricorda che siamo a giugno ed è estate. Mantova, che come tutti sapete quest'anno Mantova è la capitale italiana della cultura. Stiamo andando a Mantova perché mi hanno invitato all'anteprima dell'installazione di un sogno fatto a Mantova. E la nostra giornata possa avere inizio con un fantastico cappuccino. Buongiorno. The shoreline after sunset, watching seabirds soar, feet in the sand with my head in my hands, there's luxury pushing us over. Harmony, nature's great sanctuary. Grabs me, leads me down, cushions my fall, chin up, stand tall. I walk for miles in a checkerboard hall, in a hurry to nowhere at all. Of mannequins with rose petal eyes, it's no surprise. I shy from their touch, we're covered in flies. Se le riprese sono un po' frenetiche e veloci, però dato che non sono io a battere i tempi e soprattutto siamo insieme alla stampa, comandano loro, diciamo, quindi la fine non può fermarsi e riprendere solo per lui. Abbiamo cambiato location, siamo al Palazzo d'Arco, che è molto carino perché ha dall'interno un giardino fantastico, dove all'interno del giardino c'è sempre un'altra installazione di arte moderna, come abbiamo visto al Palazzo Te.
adesso sono dentro al teatro Pompina, dove c'è tutta la staff, e adesso arriverà anche il sindaco di Mantova, al fine di aprire ufficialmente questa fantastica installazione e questo progetto Un sogno fatto a Mantova. Io spero che mi sentiate, perché ovviamente non posso urlare. Adesso vi faccio vedere al volo il teatro di Pina per quanto mi è consentito, e poi diciamo che la mia esperienza con la stampa finisce qua per oggi. Ecco, quelli lì seduti sono tutti giornalisti. Aiuto. Ringrazio coloro che mi hanno invitato e mi hanno dato la possibilità di vedere il Palazzo Hotel, il Palazzo d'Arco. Vorrei darvi solo alcune informazioni su questo progetto espositivo. Si chiama Un sogno fatto a Mantova e io sono venuta all'anteprima. Parte da domani 12 giugno al 13 novembre. Le installazioni sono all'interno del Palazzo Hotel, Palazzo d'Arco e al Teatro Bibiena. Non è ancora completato questo progetto espositivo, poi a settembre metteranno altre opere di diversi artisti. Vi consiglio comunque di venire a vedere il Palazzo Te, che come avete visto è meraviglioso, a maggior ragione quando ci sono la mostra nella mostra, insomma, e comunque tutta Mantova è meravigliosa da vedere, anche se noi appunto in questo video non siamo riusciti a farvi vedere granché. Dalla Fina e la Peppina, un bacione enorme da Mantova. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piacione. Se hai bisogno di ulteriori informazioni su tutto quello che vi ho fatto vedere, pinapempina.com. E al prossimo viaggio. Ciao!